questa austerity che l'Europa ci impone. Noi riteniamo che uno dei più grandi responsabili della sua attuazione, uno dei garanti di questo processo di impoverimento che subiamo, sia proprio il presidente Napolitano, Giorgio Napolitano, perché ha violentato la Costituzione italiana col pareggio di bilancio messo in Costituzione. Perché non lo dicono i nostri sindaci? Perché non lo dice Bianco che questa città non ha più futuro? Alla vigilia della visita del presidente Giorgio Napolitano a Catania fervono i preparativi, ma si preparano anche le proteste. Stamattina in piazza Stesicoro esponenti di Catania Bene Comune, Movimento 5 Stelle, Forconi e Officina Rebelde hanno organizzato un volantinaggio per invitare i cittadini alla manifestazione di domani. Un corteo di protesta che, dicono gli organizzatori, non ha un preciso colore politico, ma vuole rappresentare la città reale. Un corteo fatto di cittadini e cittadine catanesi contro i circhi istituzionali e dell'austerity, dicono, che partirà da Piazza Roma, percorrerà via Etnea fino a Piazza Stesicoro per poi dirigersi presso il Monastero dei Benedettini. Qui il sindaco e il presidente della Repubblica presenzieranno l'inaugurazione dell'anno accademico. I manifestanti contestano tra le altre cose le spese sostenute dal comune per accogliere Napolitano, che visiterà le bellezze di Catania, continuano, ma non i quartieri popolari, le scuole fatiscenti o i centri d'accoglienza per i migranti. Pensiamo che la crisi si stia vivendo a tutti i livelli. Ci sono tagli agli enti locali che prevedono cancellazioni di diritti e cancellazioni appunto di diritti sociali. Pensiamo agli asili, pensiamo alle pensioni, pensiamo alla sanità, pensiamo alla scuola e all'università. Rispetto a tutto questo noi diciamo in maniera chiara che c'è un'altra Catania, che è una Catania che non vuole accogliere questo Presidente della Repubblica, ma che intende ribellarsi e intende dire che l'unica governabilità di cui abbiamo bisogno è quella fatta di diritti, è quella fatta di lavoro, è quella fatta dal reddito e dalle case. Il corteo che si vuole opporre da un lato allo strapotere del governo Renzi e del Presidente della Repubblica e dall'altro vuole contrapporsi ai rigurgiti fascisti che purtroppo in questa società, come dimostra l'Ucraina, possono essere sempre dietro l'angolo. Noi saremo in piazza, arriveremo al Monastero dei Benedettini dove alle 3 terremo una grande assemblea di movimento per raccontare qual è la nostra alternativa al governo Renzi-Napolitano.